Movimento Democratico risponde alle interpellanze dei cittadini sulla problematica del depuratore generale che da anni assilla i quartieri Taranto 2, Lamaca, Lama San Vito, Carelli e Talzano. E quindi si cerca attraverso le istituzioni regionali di venire alla risoluzione del problema nell'ultima parte dei lavori mancanti sul depuratore. Ed è per questo che abbiamo sollecitato la Regione a nominare subito il nuovo Presidente della Commissione Ambiente in sostituzione dell'ex consigliere regionale Pentassuglia, e è stato nominato a suo posto il nuovo consigliere Caracciolo. Di conseguenza abbiamo già chiesto il programma elenco delle commissioni consigliari dove saremo invitati a partecipare alla discussione sul depuratore. E vorremmo che si concludesse questa ormai storica problematica di Taranto con la fine della legislatura, che noi sappiamo benissimo a termine nella primavera del 2015.